Per Enno News, Alvaro Pecorari di Lisneris in questa meravigliosa degustazione a Taormina. Alvaro, torni in Sicilia, torni con Ice Sicilia con grande piacere. Noi siamo contenti di ospitarti. Questa sera una meravigliosa degustazione dei vini friulani, dei vini della tua azienda. Vogliamo parlare del 46esimo parallelo e quindi di cosa? Beh, il 46esimo parallelo è una linea, in parte immaginaria, in parte reale, che attraversa l'Europa da est verso ovest e attraversa l'Europa in un'area in cui una dopo l'altra sono messe in fila forse quelle che possono essere definite come le zone del vino storiche e al tempo stesso anche qualitative più importanti. Si parte dalla Crimea, si parte da queste aree nella ex Russia, dall'Armenia, dalla Georgia, dove nasce la vite e dove nasce il vino, e poi i paesi balcanici e poi ancora l'Italia, dal Friuli, dalla Valpolicella, dalle Langhe, in Francia, Valle del Rodano, e per finire sull'Atlantico a Bordeaux. Quindi un nome dopo l'altro di tutto rispetto. È una zona, diciamo, più zone dove nascono grandi vini rossi, però in questo 46esimo parallelo si trova anche Gorizia e dei grandi vini bianchi. Questo è come dire, è l'aspetto, no? Cioè il contenuto che ci ha portato a parlare del 46esimo parallelo, perché in realtà il suo passaggio su queste zone dimostra che questo parallelo è famoso per le aree che sono più vocate per la produzione di vini rossi, e questo vuol dire che è un parallelo meridionale, perché è un'area in cui le temperature medie sono abbastanza elevate, i vini e le uve che maturano in questo tipo di climi producono struttura, corpo, potenza e quindi uve adatte per fare vini rossi. Però quando pensiamo al Friuli penso che e venga spontaneo un po' questa curiosità, no? Questo interrogativo di capire, ma allora se siamo sul 46esimo parallelo che passa esattamente sulla città di Gorizia, eppure Gorizia è conosciuta anche storicamente per la produzione di vini bianchi, come mai? Come mai? Come mai? Chiediamo a te. Direi che quando noi pensiamo alla produzione del vino dobbiamo pensare a questo concetto francese che è la parola magica, no? Terroir, no? Quindi incidono il suolo, naturalmente il clima, e incide anche la presenza dell'uomo, no? Delle sue scelte nel tempo, cioè nella storia, no? Che ha fatto, no? E quindi noi abbiamo parlato di un clima caldo, condizionato dalla presenza anche del mare Adriatico molto vicino, e poi abbiamo parlato anche di questa potenza che comunque nei vini bianchi in Friuli si esprime con eleganza. E allora da dove arriva questa eleganza? Arriva da quella situazione degli sbalzi termici, soprattutto in chiave estiva, cioè quando l'uva matura, dove lo sbalzo termico rallenta la maturazione, e questo rallentamento della maturazione favorisce un sviluppo della parte aromatica delle uve, vuol dire quindi che aumentano i gusti, aumentano i profumi, aumenta una personalità aromatica. E se noi non avessimo la bora, che è un vento orientale, i triestini, cioè gli abitanti della città di Trieste, sanno molto bene cos'è la bora. Se noi non avessimo questo vento freddo che viene da est, probabilmente non potremmo fare i vini che stiamo facendo, perché dobbiamo molto a questo vento e ai suoi effetti estivi. E la qualità dei nostri vini dipende proprio da questo, no? Quindi questa equazione magica che si sviluppa soprattutto nell'area della città intorno alla città di Gorizia, perché più ci spostiamo a ovest l'effetto bora perde di influenza, e lì in quel posto, diciamo, c'è questa equazione magica dove potenza ed eleganza vanno veramente a braccetto. Abbiamo degustato 8 vini della tua azienda, ma vogliamo ricordare e parlare del Gris 2008. Beh, quello è il vino che, tra l'altro, non lo so se ci siamo messi d'accordo, ma è il vino che anche a me è piaciuto di più questa sera. Io sono un affezionato del Gris, che rappresenta per noi il vino che ha fatto crescere l'azienda come
come dimensione produttiva, ma soprattutto come capacità produttiva dal punto di vista della ricerca della qualità. È stato per noi veramente il traino. E poi sono arrivati anche gli altri vini. Devo dire che il Gris ha la fortuna di sviluppare questi vigneti, sono piantati evidentemente in un posto che è ideale per questo tipo di uva, che ricordiamoci il Pinot Grigio è un'uva che è figlia di un'uva rossa, cioè il Pinot Nero è la mamma, il Pinot Grigio è il primo figlio, il secondo figlio è il Pinot Bianco, e quindi il Pinot Grigio, che è in questa zona intermedia, ha la buccia scura e la polpa chiara, quindi in parte appartiene a una natura di vino rosso e in parte a una natura di vino bianco. Quindi ha bisogno del calore per assumere la sua potenza, ma ha bisogno anche dello sbalzo termico per acquisire quella che possiamo chiamare questo dinamismo acido, che alla fine diventa dinamismo salato, dinamismo sapido. E questo Gris del 2008, cioè stiamo parlando di un vino di 8 anni, è un vino che dimostra in pieno la capacità di durare nel tempo, ma ad altissimo livello, perché io vorrei vedere questo vino messo a confronto con i grandi vini di Borgogna, con i grandi vini di Chablis. E qui abbiamo la potenza e l'eleganza, e non è così semplice ottenerla in altre zone, perché questo equilibrio naturale che noi abbiamo fra potenza ed eleganza è il risultato della produzione solamente di grandi aree che hanno grandi qualità. Non esistono trucchi di cantina, questo è un equilibrio naturale. E quindi, se noi abbiamo potuto assaggiare questo vino questa sera, dobbiamo ringraziare la natura che ci permette di fare questi vini. Hai già risposto alla mia domanda, perché questa sera abbiamo parlato tantissimo appunto di eleganza e di equilibrio nei vini che abbiamo degustati. Quindi tu puoi confermare che il terroir è l'elemento cardine del risultato che poi noi troviamo al bicchiere nei vini. Beh, il terroir a volte diventa anche il termine in cui ci si rifugia, no? Per trovare, diciamo, una risposta facile. In realtà è il rispetto del terroir, perché noi abbiamo a disposizione una natura che ci circonda e che ci comanda, perché naturalmente noi possiamo fare quello che vogliamo, lei è sempre più forte di noi, però noi abbiamo sviluppato le nostre conoscenze nel tempo, cioè i vini che facciamo oggi sono migliori dei vini di 100 anni fa, perché si è evoluta una situazione di conoscenze enologiche, e quindi il nostro modo di approcciarci con la produzione è migliorato sia nel vigneto sia in cantina, però è il terroir, è l'ambiente che fa la grande differenza, quindi dobbiamo capirla, dobbiamo intuire quelli che possono essere anche i suoi limiti e lavorare perché questi limiti diventino valori, no? Questa è la possibilità e la capacità che deve avere un buon produttore, no? Quindi capire il terroir, conoscerlo, viverlo e rispettarlo e interpretarlo, no? Senza volerlo sopraffare o come dire porsi al di sopra di lui. Grazie Alvaro. Grazie a voi.